stai facendo per il meglio, anche se diciamo che è un po' una tristezza, soprattutto capisco che arriva a vedere il video di Scovazzo che si fa la barba insieme a sua sorella che l'aiuta anche a fare i capelli. Siamo in una situazione abbastanza di merda, non bisogna buttarsi giù di morale. Come si fa a buttarsi giù di morale? È molto facile buttarsi giù di morale in questi periodi. Però intanto vi voglio dire una bella notizia che vi cambierà il corso delle vostre giornate. Finalmente Lorenzo Scovazzo ha deciso di fare anche la sigla. Grazie Emanuele Piacini, ci sarà la nuova sigla di Lorenzo Scovazzo Official canale YouTube. Che culo, però ci voleva. Che intanto questi giorni qui cercherò di farvi un po' di compagnia. Vi vedo già che state saltando di gioia nelle vostre camere davanti al computer. Comunque via, mi sa che è arrivato il momento di sistemarsi un po'. Il mio obiettivo della quarantena era quello di far crescere un po' la barba. Non è proprio barbissima, però è un po' barbina. A 20 anni posso dire che piano piano mi sto sviluppando. Idea delle idee, ho preso su internet il mio primo rasoio, ve lo faccio vedere, bellissimo. L'ha scartato una mia sorella al posto mio, doveva essere io a scartarlo, ma l'ha scartato lei perché insomma non riesce a farsi cazzi suoi. Guardiamo, cioè io non ho mai avuto un rasoio in mano. Via, adesso andiamo a provare questo rasoio, guardiamo se mi sistema la barba. E poi la mia sorella, per la prima volta, non ha mai fatto i capelli a nessuno, farà i capelli per me. Sicuramente verrà una cagata, però dai, ve lo volevo condividere perché non so che fa. Ok. Non ho neanche guardato un tutorial, potevo guardare un tutorial prima di iniziare, però insomma volevo essere tranquillo che se faccio la cagata la devo fare a modo, la devo fare. Boh. Non è cambiato molto, però da. Giulia! È arrivato il tuo momento! No, pulì la bandina perché sennò che mi butta fuori di asso. No. Bella grande, eh? Boh, cioè dipende dal taglio. Non so neanche come farlo, ma. Qui più piccolo. Ma io ci arrivo mia lì, No. Secondo me forse è meglio davvero nella vasca. No, ma che nella vasca, via? Ma che. Ma che siamo? Ma siamo bei. O me la sfumo qui. Se no mi fa la cesta a cappella e me la taglio tutta. Parte da un millimetro. Ma come si parte da un millimetro? Un millimetro è un, così un millimetro. Porca, non lo sono sentito affondare. Dai, ma sembra una pepe. Oh, ma guarda come viene forte. Sembra una pepe. Ah, mamma, sembra molto lindo. Una pevra. Ma non è mia, una padella. Infatti non è una padella, lei l'ha presa come padella. Un po' a destra, un po' a sinistra, due botte a destra, due a sinistra, cinque di là, due sopra. Cosa fa nella vita la parrucchiera? Sembra una cappella. Ma che dici? Ma sembra una cappella. Non è che fa, cioè la testa dovrebbe essere tonda, invece fa. Hai capito? Ma di qua è bellino, bene o male il parrucchiere me lo fa così, bene o male, lo sto dicendo. Addio. Che è l'equilibrista. Non lo so. E cioè, te lavori da parrucchiere, giusto? Sì, ma io faccio recepzionista. Recepzionista. No. Da rivedere? Prima il buco era questo. Brava. Questa è la prima volta. Io mi brava, ma mi sembri un po' Clio Make Up, nel senso nei video c'è un po' più da. Sai, io non sono una youtuber. Wow, la you